Bella raga, qui Alfie Game e benvenuti come promesso al gameplay di Crash Bandicoot The World of Cortex, l'ira di Cortex. E spieghiamo subito come avverrà questo gameplay. Allora, questo gameplay avverrà negli altri gameplay di Crash Bandicoot, ovvero mi limiterò a prendere solo i cristalli, quindi a finire il gioco, diciamo, nell'essenziale, ecco. Poi le eventuali gemme, cristalli, li prenderò poi in un altro gameplay a parte. Questo non vale solo per l'ira di Cortex, ma anche per tutti gli altri Crash Bandicoot. Quindi questo significa che io salterò le cutscenes. Penso che nella parte finale vi mostro solo ragazzi, solo i creditini finali. Allora, quindi iniziamo subito. Crash, visto, saltato. Allora, prima warp room, primo livello, parti per l'Artico. E mentre partiamo per l'Artico vi spiego anche quante parti durano, perché a differenza Cosa stai degli guardando? altri Crash, so quante parti durano, ovvero durano 10 parti, sono 5 la warp room, quindi significa che ogni warp room contiene due parti, e ogni warp room. La prima parte contiene 3 livelli, la seconda parte 2 livelli più il boss. E via dicendo per le altre warp. Allora, parti per l'Artico. Ricordo che sto commentando live, quindi buona la prima, niente tagli, nulla. Non penso ci sia bisogno di fare ritagli. La TNT, attenzione. Dammi la maschera, ok. Quindi eventuali fail. Parte in cui sto in silenzio, spero che non ci siano. Tutto commentato live. Cercherò di annoiare il meno possibile. E io ammetto che non sono molto bravo con i commentary live. I commentary soprattutto live. Perché io sono applicato a giocare, non posso anche essere applicato nel commentare. Comunque, cercherò di essere il meno noioso possibile. Allora, parti per l'Artico, ovvero parti per casa mia, insomma, perché da me, abito nella provincia di Monza, fa davvero un freddo enorme e qua nel mio palazzo. Dammi la maschera e adesso c'ho la maschera Powa, quella là, che sono invincibile. E niente, dicevo, da me c'è un freddo enorme, quindi a voi che vi interessa. Beh, la cosa è che giù in Sicilia mi ha riferito Getsuo, per chi non lo conoscesse, andate a visitare il canale Team Forsita, dove anche lì faccio video. Oltretutto sono pure il capo. Mi ha riferito Gezzo. Non mi ha riferito, proprio l'ho visto io. Cioè, era a maniche corte col ventilatore. E io sto qua con un pelliccione di 20.000 animali di peluche morti. Cioè, per chi volesse vedere il mio pelliccione, andate a vedervi il video del Games Week 2013. Sarò al Games Week 2013, giusto per ricordarlo. Ovviamente il video l'ho messo nel Team Forsita, sta nel Team Forsita, non nel mio. Dateci un'occhiata così potete vedere il mio pelliccione. Allora, secondo livello, come si chiama? Lo diceva in Crash Bandicoot 3, vabbè, non mi ricordo come si chiama però. Ok, dobbiamo distruggere i generatori, ma come vedete il secondo livello già è un livello di shoot, shoot, shoot. Non, come cazzo si cambia la virtuale? Non so come si cambia la virtuale, vabbè. In ogni modo, ok, ci sono riuscito a distruggerlo. E come vedete, Crash Bandicoot, l'ira di Cortex, diciamo, è molto. Assomiglia molto a
a Crash Bandicoot 3 Warped. La Warp Room c'è, i livelli stile teletrasporto ci sono, quindi è Crash Bandicoot 3 Warped. Allora sto già a 4 generatori. Ovviamente qua è tutto un schiva, spara, cerca di restare vivo, altrimenti devo ricominciare da capo. Spariamo a quello, ok, così giri già un po' di vita. Ci ho messo un po' per rigenerarmi la vita, eh. Ok, andiamo a cercarci l'ultimo. L'ultimo dov'è? Cioè, se riesco a prendere la cassa. No, mi dà anche una vita, non ci sono riuscito. Ah, mi è venuto in faccia quello là. Che ad ogni modo siamo riusciti a finire anche questo secondo livello, quindi non c'è stato da fare l'ultimo e abbiamo già concluso la prima parte. Così velocemente ho fatto. Con Crash Bandicoot 3 ci avevo messo un po' più tempo. Non riesco a vedere da quanto tempo sto registrando, perché PC è da una parte e io sto dall'altra. E insomma, il brutto di avere una stanza troppo grande. Allora, ecco, il livello si chiama Via col Tornado. Adesso facciamo Abbindolato. Non... sì? Ad ogni modo questo è un livello davvero che a me piace. Istica alla ultra velocità supersonica. Lo vediamo insieme. Le maschere sempre che parlano. Cosa c'entrano le maschere? Anticipo, faccio una breve storia. Siccome Crash Bandicoot deve sempre morire in ogni capitolo, deve sempre morire, cosa pensa Aku? Di liberare le quattro maschere, i quattro poteri che sono gli elementari, per usarli per sconfiggere Crash, utilizzando Crunch, nuovo personaggio, come alter ego di Crash Bandicoot per distruggerlo. Riuscirà Crunch a sconfiggerlo? Beh, noi glielo impediremo. In ogni modo, come potete vedere, livello totalmente new entry per quanto riguarda la serie di Crash Bandicoot. Dovremmo guidare una palla, e qui l'uso dell'analogico è non consigliato, obbligato, perché non potete usare il D-pad, cioè potete usarlo, ma non penso che vi convenga molto. Ecco, a differenza di Crash Bandicoot 3, dove lì usavo solo il D-pad, qua invece in Ira di Cortex in alcuni livelli uso anche l'analogico. Non è necessario dirlo, però comunque giusto per... a sinistra mi pare che si accorciava, era rosca la cosa, quindi no, andiamo di qua, non proviamo a fare le furbate che magari non riescono. Ah, un'altra cosa, se io fino a mo non ho finito i Crash Bandicoot al 100%, c'è un motivo, è che non tutti i Crash Bandicoot li so finire al 100%, in quanto soprattutto nei giochi là usciti per PlayStation 2 non li conosco bene, non so come devo fare per finire al 100%, quindi devo prima giocarli e poi faccio vedere come li finisco al 100%. E niente, qua checkpoint. Dov'è che si va? Ah, si va di qua. E l'Ira di Cortex ne è un esempio, non so come finirlo al 100%, quindi già sapendo che andavo a fare l'Ira di Cortex ho detto non finiamo i Crash Bandicoot al 100% e basta. Questo è 102 casse su 125. Beh, la maggior parte erano casse nitro, quindi. Ad ogni modo, questa era la prima parte, ci vediamo nella seconda, dove faremo altri due livelli più il boss. Spero che questa miniserie vi piaccia, questo gameplay vi piaccia. Vi invito a mettere un mi piace per restare sempre aggiornati e di iscrivervi. E quindi seguirete i miei video. Ed Alfie Game tutto, io vi saluto e ciao a tutti!